Grazie Presidente. Allora, Assessore Buschini, la question time in oggetto riguarda l'efficacia dell'applicazione di una legge che il Consiglio ha approvato, una legge che è stata considerata in primis dal Presidente della Giunta Zingaretti e dalla maggioranza, una legge fondamentale che avrebbe dato, come dire, in tema di protezione civile un sistema molto più organico alla nostra Regione. Vede, Assessore, noi pochi giorni fa abbiamo approvato proprio una legge che istituisce un comitato per la valutazione dell'efficacia dell'applicazione delle leggi. La question time di oggi fa in maniera, diciamo, autonoma, finché questo comitato non andrà a regime, proprio le stesse funzioni, cioè cerca di capire perché non si è dato attuazione a una serie di articoli, di disposizioni che nella legge erano previste e che quindi invece, passato molto tempo, ancora non trovano la loro applicazione. Questo perché già la nostra posizione, come è noto, rispetto a questa legge era contraria per una serie di motivi, per cui per tutto il sistema e per le sovrastrutture che venivano considerate e istituite. Poi, non solo, ma anche nel progetto del legislatore, del proponente di questa legge, in realtà poi non ha trovato attuazione, proprio perché a nostro giudizio è abbastanza complessa anche l'attuazione. Allora, più precisamente, vorremmo sapere, a 2 anni di entrata in vigore della legge stessa, come mai non è stata data esecuzione agli articoli 11, 13, 18, 27, 29, 30 della legge stessa. E vorremmo sapere quali iniziative la Giunta intende intraprenderne per darne attuazione, pur, lo ribadisco, essendo noi contrari a molte delle strutture che sono state previste e che secondo noi non agevolano il sistema della protezione civile in questa regione. Però è evidente che se una legge è stata pensata per funzionare nel suo complesso, si devono poi comunque anche curare diversi aspetti, come ad esempio il programma regionale di previsione e prevenzione, che può essere anche una cosa importante. Poi ci sono la solita pletora di comitati, il COR, il COREM, insomma, quindi una vera e propria babele di strutture che vedo pongono in difficoltà proprio le stesse persone che le hanno pensate nel momento di organizzarle. Siccome, per trovare le stesse parole che avete usato voi quando avete varato la legge, la Regione Lazio attende un sistema sicuro che metta al sicuro tutto il territorio, i cittadini, eccetera, vorremmo sapere se anche nelle vostre intenzioni poi questa idea trova un effettivo riscontro. Grazie. Grazie, consigliere.